abbiamo 144 discariche con oltre 100 milioni di metri cubi di rifiuti di ogni tipo, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi, rifiuti veramente un disastro la nostra provincia, la terra dei fuochi. È stato un flash mob molto partecipato, nonostante la pioggia, quello andato in scena questa mattina per dire no al bitumificio di Montirone. Gli organizzatori, l'omonimo comitato e Legambiente Bassa Bresciana hanno dato appuntamento davanti alla sede della provincia di Via Milano, in città. Sono arrivate un sacco di persone, dai conteggi che abbiamo fatto noi, contando i volantini che abbiamo distribuito, erano circa un 150 persone che in un sabato mattina di agosto, sotto la pioggia, hanno deciso di venire con noi davanti al palazzo della provincia per manifestare, appunto, per dire no a questo ecomostro che vogliono costruire vicino alle case e alle scuole di Montirone. Abbiamo deciso di andare davanti al palazzo della provincia perché la provincia ha dato il permesso a costruire e anche perché in questa avventura come comitato no bitumificio ci stiamo rendendo sempre più conto di quanto Brescia sia martoriata da qualsiasi tipo di problematica ambientalista, dalle cave, le discariche, i bitumifici, cesio, cose radioattive, cromo, non c'è nulla che manchi a Brescia per quanto riguarda il disastro ambientale. Numeri alla mano, la provincia di Brescia è 9 volte messa peggio della terra dei fuochi di cui tanto si parla. In attesa di risposte si programmano nuove iniziative. Venerdì qui a Montirone, nel teatro Sicomoro di Montirone, faremo questa serata informativa aperta a tutti con degli esperti che parleranno e spiegheranno alla cittadinanza ancora ignara di cosa vuol dire avere un bitumificio vicino a casa. Siamo in contatto con gli altri comuni qui vicino dell'Interland intorno a Montirone, appunto per fare flash mob anche in altri paesi e portare questa serata informativa anche da loro, e quindi stiamo aspettando le risposte, ma nel frattempo non molliamo un colpo e continueremo la nostra battaglia.